Consigliere Aguirre, la giunta Truzzo è arrivata a metà mandato. Qual è il bilancio, secondo voi, di questa esperienza politica? Per noi è un bilancio pessimo, la città è tornata indietro, è in totale abbandono, l'incuria si coglie in tutti i quartieri, dal centro storico alle periferie. Notiamo una totale incapacità di intervenire sia sugli interventi di piccola manutenzione, tanto più nelle grandi opere pubbliche che erano già pronte a partire. Secondo voi le promesse avanzate dal centrodestra in campagna elettorale, quelle sulla sicurezza e sui rifiuti, sono state rispettate? No, assolutamente no, ma non siamo noi a dirlo, i cittadini sono scontenti, il servizio non sta funzionando bene, la città è sporchissima e la sicurezza riguarda sia il fatto che la città sia tappezzata di transenne, sia il fatto che camminare a piedi in qualunque strada urbana sia diventato un pericolo. Purtroppo lo testimoniano anche gli incidenti che abbiamo visto nei giorni scorsi. Bisogna cambiare passo, smetterla di dare annunci in continuazione di cose che poi non verranno fatte, diventare operativi, impegnarsi con amore per rendere Cagliari una città nuovamente vivibile. Consigliere Marcello, la giunta Truzzu è arrivata a metà mandato. Qual è secondo voi il bilancio di questa esperienza politica? Io credo che se uno si faccia una passeggiata a piedi, vede in che condizioni è la città. Ormai credo che ci sia proprio la percezione di insicurezza, il decoro ormai è sotto gli occhi di tutti, i rifiuti, c'è una mancanza di programmazione, c'è una mancanza di idee. Da che cosa si vede? Lo si vede subito dai dati che prendiamo sul bilancio. Quest'anno si passa da 46 milioni di euro dell'appalto sui rifiuti a 48 di quest'anno e grazie soprattutto ai fondi, al famoso fondone del governo, 12 milioni che riusciamo ad abbassare la tassa. Malgrado ciò non è stato in grado di poter pulire, tant'è vero che non si vede più neanche un operatore ecologico in giro. Sotto altri aspetti anche, se guardiamo il tema della sicurezza di cui lui si faceva forte e diceva che era una città insicura, oggi invece Cagliari crolla di 33 posizioni, passa dalla 26esima alla 56esima posizione. Per non parlare del tema della mobilità, ormai ingestibile, non si vede più neanche un vigile che controlla il traffico. Io credo, tra l'altro, anche che le dichiarazioni che ha fatto al vostro giornale, a Casteddu Online, che si debba riproporre per altri 5 anni, credo che sia veramente un'iniziativa poco simpatica, soprattutto in un momento di difficoltà per la città. E soprattutto anche quello che colpisce un po' anche i cagliaritani è il fatto che lui sia chiuso nelle sue stanze e non si renda conto delle esigenze dei cittadini. Io credo, e l'ho accompagnato e ho cercato tante volte sia come opposizione ma anche singolarmente di invitarlo a fare un giro con me a Sant'Elia, nelle periferie, nei mercati, per vedere le condizioni in cui è la città. Ci può essere anche un patto anche con le opposizioni dove tutti fanno qualcosa. Come opposizione l'abbiamo stimolato, abbiamo cercato di dare dei consigli, ma lui è chiuso nelle sue stanze. In campagna elettorale avevano promesso sicurezza e la soluzione al problema del caos dei rifiuti. Com'è andata secondo voi? Il tema della sicurezza è sotto gli occhi di tutti. C'è la percezione da parte della città che la città ormai stia diventando insicura. Lo vediamo anche dalle molestie che si ripercuotono anche nelle giovani ragazze che vanno nelle mense, ma soprattutto anche l'ordine pubblico ormai che preoccupa questa città. Più volte l'abbiamo invitato a attivare dei tavoli, lui ci ha provato, ma credo che anche ci sia uno scollamento anche da parte sua con il resto delle istituzioni. Io credo che manchi proprio il fatto che lui non sia più autorevole e allo stesso tempo anche non c'è un dialogo col resto delle istituzioni. Bisogna ricreare anche questi tavoli con maggiore autorevolezza, lavorando, ma soprattutto anche una grande coesione. Io non vedo questa coesione e questa empatia con la città.